Ciao, oggi faccio l'apertura della scatola del mio regalo di Natale che mi ha regalato Patti, che ringrazio. È un coltello da cucina, molto bello, è un modello Santoku, la marca è Kunzi S.p.A., la scatola scenografica. Vado ad aprire. Il coltello è contenuto in una scatoletta di legno, bellina, apertura a scivolamento. Molto bello, leggero. Si può notare, beh, ci sono gli ideogrammi qua che indicano il nome. Sulla lama c'è da questa parte una piccola bombatura, chiamiamola così, vediamo se riesco a farla vedere. In teoria dovrebbe permettere a quello che si affetta di staccarsi dalla lama meglio. Dall'altra parte c'è invece un piccolo incavo. La lama è forata. Questo poi usandolo vedrò se è un pregio o no. Comunque diciamo che rende il peso della lama più minore, insomma. Si direbbe, ora proviamo subito con un pezzettino di carta. Praticamente è affilato a rasoio. Dovrebbe essere di, perché purtroppo dentro, ecco, diciamo una pecca che non c'è un foglietto illustrativo, adesso guardo sotto. Non c'è un foglietto illustrativo che ne illustra le caratteristiche, peccato però perché è un bell'oggetto. Il manico è di materiale plastico, però fatto come, cioè, imitazione del legno. Che altro si può dire? La forma forse non è proprio quella classica del Santoku, perché in effetti il Santoku ha una lama piatta, cioè non è fatta in questo modo, ma è proprio piatta. Potrebbe dire un po' una via di mezzo tra il Santoku classico e un coltello da chef di quelli modello tedesco con la punta. Però diciamo che c'ha il suo vantaggio perché avendo la lama curva permette praticamente, adesso non vorrei rovinarlo, ma proviamo qui sulla vetro della scatoletta, diciamo che un coltello Santoku classico, tutta la lama tocca praticamente il tagliere e quindi utilizzandolo lo si utilizza con un taglio dall'alto verso il basso. Mentre il coltello, parliamo di taglio di verdura, mentre il coltello da chef, si può, cioè, si usa con un movimento di questo tipo, cioè ad ondolo.
E questo in effetti diciamo che ha una parte della lama appunto quasi piatta e quindi permette il taglio in questo modo, però ha anche questa punta arrotondata che permette di tritare gli alimenti in questo modo, cosa che un santoku classico diciamo che non permette, cioè è fatto per tagliare in questo senso qua. Adesso magari gli do una provata e poi vediamo. Prova cipolla. Coltello lavato. Purtroppo il mio tagliere non è molto piatto, quindi vediamo un po', lo sto provando per la prima volta. Che è più piatta. Perfetto. Il materiale non rimane attaccato alla lama, come si può vedere, per carità, è una cipollina che si potrebbe tagliare anche con un coltellino, diciamo non da professionista, ma comunque si può vedere che si può anche fare questo, stando attenti a non aggiungere proteine, cioè le dita alla cipolla. Si può vedere il funzionamento, direi che ecco, è ottimo. C'è quasi bisogno di spingere la lama, ovviamente vabbè, adesso è nuovo, quindi l'affilatura ovviamente non va utilizzato su un tagliere per esempio di marmo perché perderebbe l'affilatura, la lama è piuttosto, come posso dire, piuttosto sottile rispetto a un coltello da chef che è più spesso. Cipollina è bella tagliata giù a dadini. Volendo fare un trito più, avendo questa forma, quindi diciamo che è possibile anche fare un lavoro di questo genere e quindi tritare del prezzemolo, tritare come sto facendo questa cipolla. Si vede tagliata molto finemente. Ecco, diciamo che nella pulitura della lama i buchini un po' impicciano, cioè, nel senso che vabbè, qualche pezzettino può rimanere dentro, quindi andrà pulita bene poi al termine dell'utilizzo. Prova cipolla, direi superata. Preparo un risottino con due champignon che avevo qua, quindi approfitto e passiamo alla prova fungo.
parte morbida. Non oppone resistenza, quindi comunque il taglio è sempre netto e preciso. Utilizzare questo movimento per finalizzare, come si vede comunque poco materiale rimane attaccato alla lama e cade quasi subito e non intralcia il dover, cioè il tagliare insomma quello che resta, ecco. Che pezzetto tagliamo un po' più grosso. Io appoggio sempre la lama qua sulle nocche in modo che ci siano le unghie, non la polpa, verso la lama e sporgo in fuori, quindi non so se riesco a farlo vedere, comunque le unghie rimangono protette e il pollice deve stare dietro. Tagliamoli per questo senso. Come si vede? Metterò poi dopo un poco di prezzemolo, intanto a mettere sulla padella. Veniamo alla prova prezzemolo. Quindi, come detto prima, un Santoku avrebbe una lama piatta e non si potrebbe praticamente far altro che battere in questo modo. Questo, avendo questa lama semi arrotondata, permette anche di farlo, cioè di utilizzarlo in questo modo, essendo affilatissimo, come si può vedere, non c'è quasi bisogno di toccare il prezzemolo per tritarlo, si trita da solo guardando il coltello. Lama è leggera, come ho detto prima, ben bilanciata, come si può vedere il trito di prezzemolo è pronto praticamente in un attimo. Il materiale della lama dovrebbe essere acciaio al carbonio perché non è marcato inox, acciaio al carbonio che è anche più semplice da mantenere, cioè da mantenere, da affilare, perché l'affilatura dell'acciaio inox non è proprio alla portata di tutti, io per dire non sarei capace. Oddio, anche questo, essendo un coltello semiprofessionale, meriterebbe un arrottino, però per il momento non c'è bisogno. Prova prezzemolo a posto. Ho messo a tostare il mio riso con la cipollina, io sinceramente non sono un gran risottatore, quindi magari sto facendo una bischerata. Comunque adesso fa un bello tostatino, metto un po' d'acqua, riesco
con la cottura, un po' di prezzemolino e sono a posto. Il coltello ha fatto il suo dovere, l'ho testato. Bene, è tutto. Oltre che carino da vedere, era anche buono da mangiare, non c'è rimasto molto, quasi niente. Approfitto per fare un saluto a tutti, per salutare il maestro Mimmo Corcione, che vedo sempre con piacere, e alla faccia di chi ci vuole male, saluta. Ciao!